Vieni Vanessa, vieni Vanessa, li abbiamo presi col caffè in mano, eccoli qua. Accantiamo Napoli a Bertuccio e Cavallo, la coppia d'eccezione. Che bel momento, che ci sia una cosa più bella del caffè e una cosa più bella di Cantiamo Napoli? Niente, secondo me. Il caffè con Cantiamo Napoli. Abbine, capito? Sì, vero, poi fa ringiovanire questo caffè Cantiamo Napoli. Senti, Grisco, io prima di fare i saluti, voi non avete notato che lui è molto ringiovanito? L'hai notato questo? Certo, certo. Ma ringiovanito non è perché che mi sto facendo, come si dice? Olifting. No, non è vero, è una capata, è una capata, no, non quindi... è vero. No, 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 a me secondo me il riposo, poi giustamente secondo me è l'anno che si presenta perché è un anno lavorativo, certo. Una coppia nuova, allora mi dà questa gioia di vivere, questo spirito, questo stimolo di andare avanti. Poi le donne che stanno facendo queste lifting non sono d'accordo. No. Non sono proprio d'accordo, non è che ce l'ho con voi. Tu sei lifting? No, io non lifting. No, lifting, credo su lifting. Mia moglie ha detto, ma c'è fu lifting, ma ti voglio bene. Tu facendo di lifting, moglie mia, è come cagnassi il mattonato in un bagno. E che c'entra il bagno con tua moglie? Sembra un uccesso, man. Hai capito, no? Ma si stanno facendo pure gli uomini con questo lifting. Oh, addirittura. Passa lui il rug, va una volta, chi le piglia, tiri o botta a catreta. Oh. 15 giorni, tiri e botta a catreta. 15 giorni, tiro o botta a catreta, un amico mio a barba si sta facendo ai di ricchi. Candiamo Napoli, candiamo con voi. Allora, cosa presentiamo al nostro pubblico? Noi al nostro pubblico presentiamo un piccolo sketch improvvisato, praticamente invece di portare Albertucci ho portato un noto personaggio famoso alle cerimonie che si chiama Il Ragazzo del Sud. Ma com'è? Non vengo io? No, mi porto Il Ragazzo del Sud. Il Ragazzo del Sud, allora sì, lo devo sponsorizzare. Ma che saluto. Che poi questo Ragazzo del Sud sarà pure molto, molto bugiardo, perché lui canta un pezzo di un ragazzo rapman che si chiama Bema e io dirò che non è suo. Ma lui dice sempre che suo. È bugiardo. Ma io me lo vedo pure io. Bravo. Ciao. Allora ce lo guardiamo insieme al pubblico di Cantiamo Napoli. Allora gente, mi sono intruso, ho preso posto a Cantiamo Napoli. Vedete solo il cavallo senza Albertuccio, perché questa sera a Cantiamo Napoli ho voluto portare una star internazionale, un personaggio famoso in tutto il mondo. Il suo nome, il Ragazzo del Sud. Dove andrò a visitare così, perché senza te ma famosi. Buonasera. Buonasera, chiudiamo questa canzone, l'ho scritta io. Non iniziare a dire bugie, perché questa è una trasmissione seria, si chiama Cantiamo Napoli. E perché non posso cantare pure io su, Arzani? Ho capito, ma la canzone non è la tua. E chi è questa canzone? Che stia la canzone Bema. Bema, ce l'ho già prestata questa canzone. Comunque mi esce la canzone mia e vengo a registrare a Cantiamo Napoli, scasso tutte cose. Come si chiama sta canzone? Sta canzone si chiama Tengo Callo in Coppo Pere. Ah. Ma esce in tutto il mondo? No, mi è uscito solo un coppo pelo. Mannaggia. Guarda che sta maniera. E poi la voglio dire, dedicata a tutta la mia fidanzata, che poi la chiama pure la roba, sono stato a fare amore in questi giorni. Sta manca a telefono, che sei. La tua fidanzata? E mi hanno manicomi e figli. Ma ti voglio bene, per piacere. Tu non sai nemmeno come si prendono le donne. Le donne? Non sai nemmeno come si prendono. Oh Gesù, e come si prendono le donne? Perché come più di figli non sai come si prendono le donne? Io le donne le prendo poco alla volta. Tu? E tu? Invece le donne ci donga una botta. Ma per favore, io le donne le tratto con grande chalance. E io invece ci ho preso prima in avalanza. Chi se lo sta buono? Oh, tu sai una cosa? Quando una donna mi ha visto nudo, ha detto, sei un cavallo di razza. A te? Sì. Guagliù, a me invece una donna quando mi avrà tenuto dice, a faccio un cazzo. Oh, ma tu sai che quando io esco con le donne uso il profumo di Chanel? Tu? E tu? Io uso il profumo sotto la scena, o in mano manicomi. Ma per favore, dai. Allora adesso facciamo una cosa. Dimmi. Questa è vera competizione. Io sono stato 10 giorni a letto con una donna, si chiamava Lolita. Tu sei stato 10 giorni a letto con una donna, si chiamava? Lolita. Io sono stato 15 giorni a letto con due. E come si chiamavano? Bronchita e Colita. Ma per favore. Attaccamo, si chiami la canzone. E mano manicomi e qui. Ciao, 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 ciao. Pronto? Pronto? Ogni momento, tempo perso, inutilmente.